ad un nuovo appuntamento del laboratorio di Cucina Felice. Bene, oggi abbiamo fatto durante il laboratorio una focaccia morbidissima ai pinoli. Quanto è importante l'impasto, la manualità, la pazienza della lievitazione. Attraverso gli antipasti possiamo conoscere di noi stessi veramente moltissimo. Ma per capire questo, ovviamente, dovete partecipare ai laboratori di Cucina Felice. È un percorso ampio, come vi ho spiegato tantissime volte, e oltre alla creatività dei piatti e l'unione degli ingredienti che andiamo a vedere, conosciamo molto di noi stessi. Ma adesso andiamo a vedere velocemente la ricetta e che cosa siamo andati a fare. La ricetta. Ecco, qua ho intanto una bellissima focaccia morbidissima, saranno almeno 3 centimetri di altezza e qua la vedete già tagliata perché noi l'abbiamo ovviamente assaggiata, morbidissima, Detto buonissima. questo, beh, che cosa vi posso dire? Continuate a seguire le ricette, continuate a seguire il percorso dei laboratori di cucina felice. Vi ricordo che ci sono anche quelli per bambini che trovate al mercoledì al Playland. Potete chiamare direttamente loro oppure informare ovviamente l'associazione Essere Felici. E poi vi aspetto per il prossimo appuntamento con il laboratorio di cucina felice. Mi raccomando, felici e buon appetito!